Sapete, stavo pensando un giorno. Ehi, ma perché non copio una serie creata apposta da un canale di wrestling e la porto nei Pokémon? Già. Sarebbe ironica la cosa, vero? Ed effettivamente l'ho fatto. L'ho fatto. Questa serie si chiama Perché? E voglio creare questa. Vabbè, creare. Diciamo. Prendere in prestito? Questa serie per parlare di tematiche riguardanti al mondo Pokémon, su perché una cosa è meglio di un'altra, o su perché un tizio è più forte di un altro, o perché ci dovrebbe essere una certa cosa anziché un'altra, attraverso il mondo Pokémon. E il primo episodio lo potete tecnicamente vedere voi dal titolo di cosa parlerà. Dei Preparatevi a passare dei guai! Proteggeremo guai molto grossi. Uniremo il mondo dalla devastazione! tutti i popoli nella nostra nazione. Denunceremo i mali della verità e dell'amore! Estenderemo il nostro potere fino alle stelle. Jesse! E James, Team Rocket pronta a partire alla velocità della luce! Arrendetevi subito, preparatevi a combattere! Miau, errato! Sì, sbagliato completamente. Perché? Per il semplice fatto che il Team Rocket non è il team più malvagio tra tutti. Ecco, introduciamo questa serie parlando di quale sia il team più cattivo in assoluto. E infatti stiamo parlando del Team Galassia. Il Team Galassia è il team malvagio di Sinnoh. A differenza delle precedenti team, il loro obiettivo non si ferma al mondo Pokémon, ma con i loro piani puntano a ricreare l'intero universo del mondo Pokémon. E già questo dovrebbe tecnicamente farci accendere una lucina. Il Team Rocket, quali erano i piani del Team Rocket? Rubare i Pokémon e rivenderli. E intanto conquistare zone pian pianino per poter rubare altri Pokémon, rivenderli, e il ciclo continuava. Nella seconda generazione avevamo solamente una sottospecie di Team Rocket ricreato che è durato pochissimo. Nella terza, il Team Hydro e il Team Acqua, non so, sembravano dei rincoglioniti. Non parliamo poi del Team Skull della settima generazione, il Team Flare. Ci stava provando il Team Flare. Il Team Flare c'era quasi riuscito. Ha distrutto una cittadina, anche se sia stati noi. Ma la vera cattiveria in assoluta è quella del Team Galassia. Anche perché se poi ci pensiamo bene, per la quinta generazione poi abbiamo il Team Plasma che tecnicamente vuole solamente liberare i Pokémon dalla malvagità dell'umano perché i Pokémon dovrebbero vivere da soli. Vediamo quindi quali sono alcune di queste motivazioni che mi spingono a dire che il Team Galassia è molto meglio rispetto agli altri team. La numero uno è che non cadono nel buonismo. Molte volte succede che nei giochi, nel cartone o quant'altro, quando si affronta un team malvagio, dopodiché questo, cioè parlo magari del tenente, del capo, ha dei ripensamenti. Guardate nella prima generazione Giovanni, che decide alla fine di scapparsene. Guardate, che ne so, Team Skull, che succedono cose. N che diventa buono. Invece nel Team Galassia questo non succede. Cyrus non cambia idea. Anzi, lui dice, non proprio testuali parole, ma comunque dice che continuerà a cercare un modo per poter creare un nuovo universo. La cosa è fenomenale, anche perché come possiamo capire, non si è arreso sul suo piano. Ha perso, succede, ma lui ci riproverà comunque, ritornerà un giorno ad attaccare di nuovo e riprovare di nuovo quello che già ha fatto. C'è uno che ha quasi lasciato praticamente morire migliaia di Magikarp nelle rive di un lago, ha catturato tre Pokémon leggendari, se ne è fregato di essere stato portato in un altro mondo. C'ha un par de balle grosse così. I loro ideali prendono sia il mondo che l'universo. Come detto, riesce a catturare il potere di ben due Pokémon leggendari. Chi è che c'era già riuscito? Nessuno. Anzi no, se contiamo anche il trio dei laghi, ne ha presi 5 tecnicamente. In quanti ci sono riusciti? Nessuno. Team Hydro e Team Magma hanno provato a controllare Kyogre. E Groudon, scusate. Ma niente, il Team Rocket ha cercato Mew. Com'è finita? Tutti morti. L'unica pazza che è quasi riuscita di nuovo nell'intento di avere un Pokémon leggendario era quella bella ragazza di N, che poi alla fine è scappato col drago perché il sentimento di amicizia era troppo forte e cazzate varie. Cyrus, oltre a volere cambiare il mondo, punta all'universo, quindi prendere lo spazio e il tempo, rimodellarlo in un mondo dove
Lui sarà capo sovrano indiscusso con il potere dei Pokémon. E come vi stavo dicendo prima, il loro capo non abbandona il piano. Anche se è stato sconfitto da noi nel mondo inverso dopo la lotta, anzi no, prima della lotta con Giratina, lui dice che vorrà comunque ricreare un nuovo mondo senza spirito. Ci proverà comunque. Sebbene poi... Io parlo ovviamente di Cyrus. Sì, in Platino c'è Saturno che vorrà ricreare, ovviamente, il Team Plasma in un'associazione più benevola. Qui si è ricaduti nel buonismo, inizialmente non era così. Cyrus non abbandona quello che ha iniziato, tutto quello che ha creato, il suo laboratorio, le catture dei Pokémon e quant'altro. Lui l'è ancora qui. È diciamo solamente un rallentamento del piano da parte di un bambino di 10 anni. Quindi probabilmente lo rincontreremo, sicuramente sì. Ci sarà in un altro gioco? Sicuramente sì. Molti personaggi purtroppo decidono di cambiare vita, capiscono che hanno fatto del male ai Pokémon. Cyrus se ne frega. Lui è interessato solamente ad avere un nuovo mondo. Poi ci sono i Pokémon. Al secondo posto metterei Gechis comunque, perché anche lui si è dato da fare. Gli altri poi sono una banda di imbecilli. L'ultima motivazione, sebbene sembra sia la più stupida, ma che tecnicamente è quella più normale, è che hanno Pokémon più competenti. Non parliamo delle reclute, che anche loro avranno sempre i soliti due Pokémon, ma parliamo dei generali. Che belle squadre hanno. Squadre impegnative da fronteggiare. Pokémon molto difficili da sconfiggere. Non i soliti tre Pokémon tutti uguali, il solito Raticate e Koffing messi lì. Il Glammeow, inizialmente alle turbine, mi ha dato non poco filo da torcere quando ho iniziato a giocarci, e dopo molto tempo, ancora, se non mi studiavo bene la strategia, mi faceva comunque il culo. Finalmente, ci sono quindi dei generali che hanno una squadra che mi mette in difficoltà, che posso dire, wow, mi devo impegnare per poter vincere quella lotta. E anche il capo migliora, ovviamente, anche quello lì, ma a parte che è normale, migliora pian pianino nella storia, mi fa dire, ottimo, se lui vuol dire che migliora, vuol dire che devo migliorare pure io. Certo, ovviamente, non è la sfida più difficile che io abbia ottenuto contro un capo di un team, anche perché, se proprio devo dire, quella più difficile è stata quella contro Elisio. Ma non siamo qui a parlare delle lotte più complicate o dei team benevoli o robe varie. Siamo qui per parlare dei motivi perché il Team Galassia è il migliore del Team Rocket e di tutti gli altri. Quindi, per tutti quelli che pensano che il Team Rocket sia tecnicamente quello più malvagio perché i loro fini sono malvagi, il loro vendere Pokémon e fregarsene i sentimenti sia qualcosa di malvagio, beh, mi spiace. Ovviamente sono malvagi e quant'altro, ma secondo me, ovviamente, il Team Galassia è molto, molto peggio per tutte le motivazioni che vi ho appena detto. E tecnicamente, detto questo, io termino qui il primo episodio di questa serie. Ovviamente molte volte questa serie la farò quando avrò degli spunti, di quando vorrò parlare delle cose che mettono in contrapposizione due altre cose. Dico troppe volte cose, chiedo scusa, però è una spiegazione così. Ovviamente se volete che io parli di qualcosa del genere, tipo se volete darmi uno spunto nei commenti, poi nel senso se uno mi dice perché non parli di perché non ti piace la terza gen, ovviamente posso fare un video del genere. Quindi io ovviamente farò la mia, se volete consigliare anche voi consigliatemi nei commenti. Nel frattempo se avete concordato con me scrivetelo nei commenti, se no invece scrivetemi perché, quale pensate sia il team più cattivo. Voglio sentire diverse opinioni, possiamo parlare civilmente. Come un commento che mi era arrivato su un ultimo episodio di Dragon Ball. Merda, Dragon Ball non si infama. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao ciao. Ricordatevi i miei social, seguitemi su Instagram e sul mio profilo di Facebook.